Grazie per essere intervenuti. Cerchiamo di mantenere i tempi di questo incontro e saltando ogni formalità, permettetemi, perché l'avvenimento è molto delicato, l'argomento. Do subito la parola al dottor Ugo Tacher, che sicuramente porterà il messaggio del commissario Tronca. Grazie. Sì, buongiorno a tutti e infatti il primo saluto è quello che vi porto da parte del prefetto. Come avrete visto c'è un po' di concitazione alla piazza del Campidoglio, quindi il prefetto è stato trattenuto, il commissario è stato trattenuto per altre ragioni, ma ci teneva appunto che vi portassi il suo saluto e la sua vicinanza in questo momento, e il ringraziamento per l'invito al quale ovviamente mi unisco, oltre che nei saluti, e sono stato felice di essere delegato a venire qui tra di voi, perché ospitare in Campidoglio l'evento che ricorda Don Gioacchino Rey e celebrarlo con voi è sicuramente l'occasione per ricordare la figura di un religioso, di un uomo che ha avuto a Roma un ruolo molto importante, in particolare nella vita del quartiere del Quadraro. È un quartiere che ha visto proprio negli ultimi anni del conflitto, non solo dagli invasori nazisti ma anche dal movimento partigiano, configurarsi una sorta di rifugio sicuro per tutte le bande che operavano nel sud-est della capitale. Quindi c'era, come dire, un'attenzione particolare di chi cercava accoglienza e di chi quella accoglienza voleva contrastare. E questo fu proprio il motivo principale che fu posto alla base dell'operazione cosiddetta Balena, che aveva lo scopo, l'obiettivo di punire quella popolazione che in larghissima maggioranza aveva rifiutato la dittatura e soprattutto si opponeva all'invasione tedesca. E ricordare oggi il rastrellamento del Quadraro vuol dire rendere omaggio a quel tragico capitolo della storia d'Italia e di Roma. Vuol dire rendere omaggio a quella Roma che fu il centro tra i più attivi e organizzati dell'antifascismo, come è detto bene nella motivazione che il Presidente della Repubblica Zelio Ciampi nel 2004 redasse per conferire al Quadraro la medaglia d'oro al valore della resistenza. E vuol dire anche rendere omaggio alle migliaia di persone che combatterono, molti perdendo la vita, per affermare i valori della libertà, della giustizia e della pace. Per questo a voi e all'Associazione Nazionale dei Reduci della Prigionia, ai promotori e agli organizzatori, va il ringraziamento dell'amministrazione capitolina e quello nostro personale, del commissario mio e di tutti noi subcommissari, c'è qui con noi anche il collega il generale De Milato, che è subcommissario nella squadra che amministra il comune, perché è un'occasione questa per ricordare quanto fu importante la lotta della resistenza popolare romana, che contribuì a cambiare il destino non solo di Roma ma di tutto il paese. Il Quadraro è un luogo straordinario, carico di storia, e nessuno in quella primavera del 44 sentiva il bisogno di finire ancora sui libri. Questo diceva Walter De Cesaris nella Borgata Ribelle, che è una testimonianza in memoria di questo grande dolore che è ancora presente, perché tante furono le persone che combatterono e morirono in quegli anni per l'affermazione dei valori democratici. Momento particolare della storia del quartiere è rappresentato proprio dagli eventi legati al rastrellamento e in genere dal ruolo svolto dai suoi abitanti durante la resistenza. E Don Gioacchino Rey, il parroco delle trincee, come lo chiamava Pio XI, in ricordo della sua missione di cappellano militare durante la Prima Guerra Mondiale, fu una di quelle persone che resistettero, che si esposero.
fortemente. La sua figura di sacerdote, era il parroco di Santa Maria del Buon Consiglio, emerse nitidamente in occasione di quel rastrellamento. In silenzio, nell'ombra, Don Gioacchino Re si batté per la sua borgata sia durante il rastrellamento e sia nel dare conforto e aiuto materiale e spirituale alle famiglie di coloro che vennero deportati. Ma Don Gioacchino compì anche un atto importantissimo nell'ambito della lotta di liberazione e in conseguenza della repressione fascista e nazista, a testimonianza del legame che ebbe con il Quadraro, un legame che visse con forza e con passione. Raccolse i nominativi dei deportati e grazie a questa sua intuizione si è potuto nel tempo far riconoscere a buona parte di coloro che ne avevano diritto le provvidenze e le qualifiche, tutti i benefici che la legge poi riconobbe loro, perché quegli elenchi sono gli unici rimasti, non era stato poi possibile reperire documentazione dagli atti in Germania, dagli atti dei tedeschi, perché non si poterono reperire. Ed è quindi per l'elevato spirito di abnegazione, di solidarietà sociale che ha contraddistinto l'opera di Don Gioacchino Re e con l'intento di valorizzare sia la vicenda storica e il ricordo dei rastrellati, che l'amministrazione capitolina ha inteso deliberare a favore della memoria di Don Gioacchino Re, quale uomo e sacerdote di elevate qualità morali e civili, che si prodigò anche a rischio della propria vita in favore delle vittime e delle relative famiglie del rastrellamento avvenuto il 17 aprile del 44 nel quartiere romano del Quadraro. Ed è il nostro modo dell'amministrazione di essere presente a una partecipazione collettiva nello spirito di appartenenza a una comunità, a un territorio così importante per Roma, perché la storia del Quadraro non è soltanto la storia di un quartiere, è una parte fondante della storia di Roma, un tassello importante della storia della città e considerata dal punto di vista non solo politico ma anche dal punto di vista umano. È il retaggio storico, è quella memoria che deve rimanere, che è importante e che proprio perché sono passati tanti anni deve rimanere ancora più viva, perché situazioni del genere non abbiano a ripetersi nel tempo, come monito per tutti noi. Grazie. Grazie di queste precisazioni, di queste squisite parole, ma permettetemi prima di tutto, a questo punto dell'inizio dell'incontro, ringraziare il commissario straordinario di Roma Capitale, prefetto Francesco Paolo Tronca, per l'attenzione con cui ha accolto l'iniziativa dell'ANRP espressa con la delibera numero 23 del 29 febbraio 2016, avanzando la proposta per il conferimento di una ricompensa, per noi comuni mortali dicasi medaglia, al merito civile alla memoria di Don Gioacchino Re e infine per averci ospitato in questo significativo luogo. L'associazione che ho l'onore di rappresentare ha voluto conferire particolare rilevanza a questo incontro con l'intento non solo di ricordare a 72 anni dagli accadimenti la drammatica vicenda dei rastrellati del Quadraro, ma con essi anche Don Gioacchino Re, nobile e valoroso parroco di Santa Maria del Buon Consiglio, nato a Lenola, oggi Latina, all'epoca forse Caserta, penso, il 26 luglio del 1888. Don Re è stato colui che si è prodigato per la sua borgata, sia durante l'azione predatoria che nel successivo conforto verso le famiglie dei rastrellati. A questo punto la parola è d'obbligo al sindaco di Lenola, professor Andrea Anton Giovanni, che prego di... non lo vedo,
È lì. Ecco, prego. Questa splendida e colta Nigro cittadina che dato i Natali a Don Gioacchino Rey e si guarda all'interno del parco degli Arunci con una suggestiva visuale sul Mar Tirreno. Ho detto bene? Sì. Grazie. Buongiorno a tutti, saluto innanzitutto il prefetto di Roma, dottor Franco Gabrielli, saluto i rappresentanti del Comune di Roma, il dottor Renzo Orlanducci, presidente nazionale della ANRP, e saluto i familiari di Don Gioacchino Rey, i nostri concittadini, i colleghi assessori, consiglieri intervenuti, voi tutti presenti. Porgo a voi il saluto mio personale, dell'amministrazione comunale e della cittadinanza leonese a questa assemblea, riunita per portare alla nostra attenzione una figura esemplare, così come sta emergendo e fino a qualche tempo fa a noi sconosciuta, qual è quella di Don Gioacchino Rey, nostro concittadino. Voglio innanzitutto ringraziare il commissario straordinario di Roma Capitale, prefetto dottor Francesco Paolo Tronca, per aver richiesto il conferimento di una ricompensa al merito civile alla memoria di Don Gioacchino Rey per gli avvenimenti accaduti per mano delle truppe tedesche di occupazione di Roma il 17 aprile 1944 nella zona del Quararo. E ringrazio altresì per la proposta e per l'azione di stimolo esercitata l'Associazione Nazionale Reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione e loro familiari, nelle persone del presidente Enzo Orlanducci e dello storico professor Pierluigi Amen, a cui va il merito di aver portato a conclusione un lavoro di riscoperta attento e puntuale. Don Gioacchino nasce a Linola nel 1888 e a Linola vive la sua infanzia fino a maturare la scelta di donarsi alla Chiesa Cattolica. L'Enola in questi anni è un villaggio di circa 3.000 anime, concentrate in massima parte all'interno del centro storico, nel passato terra di confine del regno borbonico, ove si rifugia dalla Sicilia Francesco Ingrao, garibaldino, per sfuggire alla cattura, persona illuminata, sindaco di L'Enola per diversi lustri e nonno di Pietro Ingrao, recentemente scomparso, già presidente della Camera dei Deputati. Mi piace avvicinare in questa occasione la figura di Don Gioacchino Rey, che in occasione del rastrellamento del Quararo del 17 aprile 1944 seppe spendersi per quanti versavano in situazione di bisogno ed offrì se stesso in cambio di prigionieri a quanti nello stesso periodo a L'Enola, nel comune di origine, soffrivano per eventi del secondo conflitto bellico. L'Enola è comune bombardato il 23 gennaio del 1944 con 58 civili morti, molti feriti, ma ancor più crudele fu l'azione dei liberatori, truppe di marocchini agli ordini del generale Chouin che il 22 maggio 1944 si accanirono sulla popolazione civile. Il bilancio fu tragico, in un villaggio di poche anime 184 donne furono violentate, 18 uomini, 2 donne assassinate per aver resistito alla violenza, 2 donne morte per emorragia in seguito alla violenza. Molti non denunciarono la violenza subita. E per queste triste vicende il nostro gonfalone, merito dell'allora amministrazione comunale, è insignito della medaglia d'oro al valor civile. E quindi mi si è consentito avvicinare la figura di Don Gioacchino Rey ai lenolesi che nel corso della guerra lottarono nelle truppe partigiane per restituire al paese la libertà, all'Italia la libertà, a quanti nel nostro comune si adoperarono per alleviare le ferite della guerra, in particolare a Monsignor Valente, parroco di Lenola, a Don Gioacchino Grossi, all'opera incommiabile che svolsero i medici Oreste Liguori, dottor Pantozzi, all'opera che svolse l'allora ostetrica Alessandrina Rey, sorella di Don Gioacchino. Concludo questo mio breve intervento rinnovando il ringraziamento mio personale della comunità di Lenola all'azione di riscoperta della memoria storica e al ruolo che Don Gioacchino Rey ha svolto in Roma alla causa della liberazione,
affinché questa azione sia monito alle nuove generazioni perché si affermi e cresca la cultura della pace e della solidarietà tra i popoli. Grazie. Grazie Sindaco, sempre per l'economia sono molto rapido, quindi passo subito la parola all'onorevole Domenico Rossi, sottosegretario alla difesa, quale rappresentante del Dicastero vigilante delle associazioni combattentistiche come la NLP. Non posso non ricordare la sua sempre squisitezza nel seguire con attenzione e purtroppo con tanta vigilanza l'azione che compie l'associazione, il ruolo dell'associazione, ma è un conforto saperlo. Grazie, intanto buongiorno a tutti. In genere questi inviti mi ringraziano sempre e io cerco sempre di ribaltare, ma prima o poi ci riuscirò, ribaltare il discorso, nel senso che credo che in piccole manifestazioni come queste sia un dovere istituzionale da parte del governo esserci. Certamente non possiamo essere dappertutto, però evidentemente in celebrazioni come queste, che vanno ben al di là dell'importanza della persona e lanciano dei messaggi che vanno ben al di là di questa bellissima sala, evidentemente c'è un dovere istituzionale ad esserci anche a fare delle considerazioni. Quindi grazie per l'invito, veramente apprezzato e sentito. Ovviamente il mio intervento, ha detto il professor Renducci, sono rappresentante dell'organo vigilante. Che significa essere organo vigilante? Secondo me essere organo vigilante significa innanzitutto dirvi che la difesa ha circa 60 fra associazioni combattentistiche e d'arma, che rappresentano un po' uno spaccato di tutto quello che è la cultura della tradizione e della storia. Noi affidiamo alle associazioni d'arma la memoria dei valori, delle tradizioni e di quello che è successo durante non solo la Seconda Guerra Mondiale, ma durante, diciamo, un periodo ben più ampio, tenuto conto che ci sono delle associazioni anche che si rifanno a Giuseppe Garibaldi. Quindi, però essere organo vigilante significa due cose: al di là della parte amministrativa, significa valutare il prodotto delle associazioni d'arma. E allora io devo dire che il prodotto delle associazioni d'arma è un prodotto molto serio e molto significativo. Quello che possiamo apprezzare nella manifestazione di oggi, nel ricordo di oggi, è evidentemente la concretezza di questa attività da parte di un'associazione in particolare, la NRP, però delle associazioni in senso generale. E quindi è evidente che c'è un percorso e dei valori dietro tutte le associazioni che alcune volte noi ci dimentichiamo, mentre invece le associazioni sono effettivamente una parte essenziale anche del Dicastero della Difesa e delle Forze Armate in senso generale. Devo dirvi che occasioni come queste in genere mi consentono di fare delle considerazioni sulla memoria, ma per dire che c'è, e ce l'hanno già evidenziata, la memoria dei fatti, la memoria delle persone e la memoria dei valori che discendono dai fatti e dalle persone. E allora su questo io non ritorno, perché è stato ben evidenziato, ma mi pongo una domanda come me la sono posta altre volte e vorrei che ognuno di noi se la ponesse, e cioè: ma serve la memoria? Questo perché, fra le altre cose, questa domanda, ma serve la memoria, non la dobbiamo tanto chiedere a quelli della mia generazione, ma la dobbiamo vedere proiettata verso i giovani, perché poi i veri destinatari di manifestazioni come queste sono i giovani, e se sbagliamo i destinatari, gli obiettivi e gli indirizzi che diamo, abbiamo sbagliato manifestazioni e destinatari. Allora, perché serve la memoria? Serve la memoria per due motivi. Primo, perché, come ho detto altre volte, la mia generazione ha avuto una fortuna. I nonni che mi hanno raccontato della Prima Guerra Mondiale
e i genitori che mi hanno raccontato della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza. Ma questi attori stanno sparendo, stanno finendo, quindi non ci sarà più la possibilità di avere direttamente dagli attori dell'epoca la voce o la cronaca di quello che è successo. Ma il secondo motivo è perché la domanda è: ma il mondo attuale è il mondo che volevamo? È il mondo che ci volevano lasciare chi ha fatto la Seconda Guerra Mondiale o chi ha fatto la Resistenza? E la risposta non può che essere, ahimè, negativa. E allora serve la memoria di questo. Negativa per un semplice motivo, perché basterebbe pensare a quello che c'è a livello geostrategico con l'avvento di ISIS nel quadro di carattere internazionale, l'opposizione a tutto quello che è diversità, diversità religiosa, diversità culturale e diversità sociale. Ecco perché serve una memoria che vada ben al di là di Don Gioacchino Rei, a cui evidentemente unisco il mio applauso, a quello dei relatori che hanno già evidenziato e tratteggiato la sua figura, ma una memoria che ci riporti effettivamente a essere convinti e coscienti che ognuno di noi è ancora un attore responsabile in una via che deve portare alla conferma dei valori di pace, di sicurezza, di democrazia che ci hanno lasciato le generazioni che ci hanno preceduto, e soprattutto un messaggio che è quello della solidarietà, della testimonianza e soprattutto di lotta a quella che considero la malattia più caratteristica del nostro secolo, l'indifferenza. Grazie. Ringrazio l'onorevole Domenico Rossi per la puntualità del suo intervento, ma sono sempre preoccupato dello svolgimento di tutti gli interventi di oggi. Dal 2014 la NRP, con la piena collaborazione e sostegno della Prefettura e dell'Archivio di Stato di Roma, ha avviato una ricerca documentale sul rastrellamento del Quadraro, al fine di ricostruire il filo spezzato della memoria, colmare una laguna troppo a lungo protratta e dare un fattivo contributo per non disperdere il patrimonio storico, culturale e umano legato a una vicenda individuale e collettiva che per rilevanza ed efferatezza resta difficile dimenticare. Nel dare la parola al dottor Franco Gabriele, prefetto di Roma, che con squisita cortesia e senso delle istituzioni ha continuato nel tempo a sostenere la nostra ricerca, tengo a precisare che grazie a loro, un segno loro di consenso, mi hanno permesso di evitare qualsiasi protocollo. Quindi non è che parla prima uno dopo un altro, ho cercato proprio di non rispettare il protocollo, anche considerando gli impegni che ognuno di loro ha. Grazie. Il protocollo è perfetto, ha parlato prima il rappresentante del governo e poi chi modestamente o immodestamente lo rappresenta sul territorio. No, Presidente, intanto buongiorno, saluto il Presidente Orlanducci, il Subcommissario, il Sottosegretario di Stato, il Vicepresidente della Camera, nonché candidato a queste importanti consultazioni elettorali, il Sindaco che mi ha salutato e ovviamente tutti voi che oggi ci onorate della presenza. L'incontro di oggi, cui sono davvero lieto di partecipare, costituisce un'ulteriore significativa tappa di un percorso di proficua collaborazione tra la Prefettura di Roma, Roma Capitale, l'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione, i loro familiari e l'Archivio di Stato. Tutto ha inizio nell'aprile del 2014, quando l'Archivio di Stato di Roma e la NRP hanno avviato i primi contatti con la Prefettura chiedendo l'autorizzazione alla consultazione della documentazione concernente la concessione della qualifica di deportato e internato civile ai cittadini residenti in Roma e provincia. Tale preziosa documentazione cartacea, detenuta presso l'area 4 quinquies della Prefettura, è costituita da un fondo di circa 98 faldoni, i quali contengono la documentazione istruttoria afferente circa 3.000 procedimenti individuali. A ciò deve aggiungersi un certo numero di pratiche che non sono state definite perché gli aventi diritto non hanno proceduto, dopo la presentazione della domanda, a fornire gli ulteriori documenti necessari,
oppure non hanno completato l'iter secondo le specifiche richieste dei funzionari addetti. Di queste pratiche individuali, circa 150 sono quelle che riguardano i rastrellati del Quadraro, che sono emerse fino ad ora dallo spoglio effettuato faldone per faldone. In proposito, un doveroso ringraziamento va in particolare al professor Pierluigi Annan, che con minuziosa accuratezza e grande passione ha condotto in questi anni la ricerca, e consentitemi anche al dottor Capuzzi della Prefettura, che con intelligente e sapiente garbo ha prestato l'assistenza doverosa. La predetta ricerca, ormai quasi completata, dal momento che mancano da verificare solo una decina di faldoni, ha riportato alla luce, o meglio, ad una diversa luce, un materiale istruttorio di estremo interesse per la ricerca storica. Infatti, va considerato che le istanze per il riconoscimento della qualifica di deportato e internato civile di competenza prefettizia, presentate tra gli anni 40 e gli anni 90 del Novecento, sono state corredate dagli interessati attraverso certificati, lettere, attestazioni, narrazioni che costituiscono un patrimonio documentale e archivistico di estremo rilievo. Ed infatti, già dopo pochi mesi dall'avvio della ricerca, è stato possibile il 3 dicembre del 2014 presentare presso l'Archivio di Stato di Roma i primi risultati della ricerca sul rastrellamento del Quadraro a Roma. Rastrellamento avvenuto, come noto, il 17 aprile del 1944 e voluto come risposta all'azione dei partigiani di Via Rasella, che ebbe come conseguenza immediata l'eccidio delle fosse ardeatine. In tale vicenda, la figura di Don Gioacchino Re si segnala innanzitutto per l'eroismo dimostrato, ora ampiamente ricordato dalle motivazioni della delibera numero 23 del commissario straordinario di Roma Capitale, con i poteri della Giunta Capitolina, che propone il conferimento di una ricompensa al merito civile alla memoria di Don Gioacchino Re. La figura di Don Re va però anche ricordata sotto il profilo specifico della ricerca storica, per una non meno importante iniziativa adottata dal buon parroco in quel frangente, iniziativa che oggi, a distanza di tanti anni, risulta in tutta la sua importanza, ovvero perché il sacerdote ebbe l'intuizione di raccogliere i nominativi dei deportati dai nazisti compilando appositi elenchi e consentendo ora a noi di incrociare tali nominativi con i dati della prefettura e di altre fonti, anche al fine della concessione delle onorificenze. Ciò appare ancora più rilevante se si considera che invece gli elenchi dei rastrellati compilati dai tedeschi non sono mai stati reperiti. Dunque, in Don Gioacchino vediamo fuse in qualche modo passione civile e metodo scientifico, eroismo e scrupolo, per così dire, archivistico. Questo virtuoso mix è, a mio avviso, anche il pregio di fondo della ricerca storica sui fatti del Quadraro, cui la Prefettura di Roma ha collaborato. Attenzione giuridica e scrupolo burocratico si fondono in una combinazione vincente. Infatti, certamente la documentazione acquisita e conservata dalla Prefettura è nata per un fine che è di tipo giuridico-amministrativo, burocratico, direbbe qualcuno in termini non certamente elogiativo, volto al riconoscimento di uno status o di benefici anche economici. Oggi, tuttavia, essa riveste, per il merito di chi ha saputo valorizzarne anche questo profilo, una valenza ancora più pregnante e duratura, in quanto è vocata a divenire una testimonianza storica di prima mano. Man mano che gli eventi tragici della Seconda Guerra Mondiale si fanno più lontani nel tempo e scompaiono i diretti interessati, sempre più diventano preziose le carte che documentano, a volte con grande dovizia di particolari, quelle tragiche vicende che sono ancora e devono rimanere alla base del nostro patrimonio valoriale, della nostra Costituzione vivente. Va quindi sottolineato che un progetto di ricerca storica, quale quello che è stato avviato, risulta non solo estremamente interessante per i contenuti che propone e diffonde, ma è anche, a ben vedere, da apprezzare per il metodo che chiamerei sinergico sotto un duplice punto di vista. Anzitutto per la collaborazione interistituzionale e tra le istituzioni e le realtà associative. In secondo luogo per la sinergia delle competenze e delle prospettive. Infatti, per far emergere il valore del fondo prefettizio correvano insieme l'occhio esperto del funzionario amministrativo di ieri e di oggi, che conosce i dettagli della materia, che cura il procedimento amministrativo con attenzione e senso del dovere e conserva i fascicoli. La minuziosa e certosina capacità di leggere i documenti e di vivere un archivio, tipica dell'esperto di archivi e di ricerca storico-documentale.
la passione civile dell'associazione e delle famiglie dei reduci che si dedicano a far rimanere vive le pagine fondamentali della storia della nostra patria, nonché le vicende umane e sociali della città di Roma. Infine, la volontà dell'ente locale di dare lustro nelle varie forme possibili ai suoi cittadini illustri. E ciò anche mediante gli strumenti che la normativa vigente, come le onorificenze, offre per riconoscere il merito, l'onore appunto, agli uomini e alle donne che sono stati un esempio fulgido di abnegazione, di eroismo in tempi oscuri, quale appunto la figura di Don Gioacchino Reo che oggi commemoriamo. Mi auguro che questa proficua collaborazione possa continuare ed essere in futuro ancora più fruttuosa. Ringrazio tutti i presenti per il lavoro svolto e per l'attenzione e auguro a tutti noi un altro importante passo su questa strada. Grazie. Grazie. Signor Prefetto, ci segua sempre nelle nostre azioni con un certo... La parola adesso al professor Paolo Buonora, direttore dell'Archivio di Stato di Roma, dove è stato possibile consultare documenti, immagini e dati. Un saluto alle autorità presenti, un caloroso saluto all'associazione per aver promosso questa iniziativa assieme a noi. È difficile, a parte portare i saluti ufficiali dell'istituzione dell'Archivio di Stato di Roma, è difficile aggiungere qualcosa dal punto di vista archivistico a quanto ha detto il prefetto Gabrielli, la cui competenza in materia archivistica ricorda quando gli archivi erano sotto il Ministero degli Interni, evidentemente. Dunque, permettetemi di esprimere la mia gioia a trovarmi qui oggi attraverso il versante piuttosto della memoria. Io sono cresciuto a 300 metri dalle Fosse Ardeatine e nella nostra casa di famiglia c'era un album di fotografie. Tra queste foto dell'immediato dopoguerra ce n'era una in cui mia madre, c'erano mia madre e mio padre fidanzati, e mia madre aveva notato il peso che loro avevano in quel momento. Erano fortemente denutriti, mio padre si prese anche la tubercolosi, era un disertore, si nascondeva dietro un finto muro perché non fosse trovato dai nazisti. Ora, perché dico queste cose? Per introdurre un concetto di una bravissima storica di Roma, una storica contemporanea che si chiama Lidia Piccioni, che ci spiega come le dominanti di quei mesi dell'occupazione nazifascista di Roma furono la fame, la paura e l'attesa. E ci spiega che Lidia Piccioni, nel momento in cui il re scappa e c'è questa grossissima vacanza di poteri, i preti romani assumono un ruolo straordinario, tutti i preti romani. Voglio qui ricordare i principali personaggi che sono noti, ma evidentemente ce ne sono stati molti altri meno noti, e cioè Don Giuseppe Morosini, Don Pietro Pappagallo, di cui si discusse qualche anno fa di trovargli un posto nel Giardino dei Giusti a Gerusalemme, si discusse col Ministero degli Esteri, e Padre Libero Raganella. Padre Libero Raganella era il sacerdote di San Lorenzo e scrisse un bel libro di memorie, curato, edito sempre da Lidia Piccioni, che si intitola significativamente Senza sapere da che parte stanno. Ecco, questo aiuto del clero alla popolazione romana, lo dico da laico, ma è senz'altro stato un fenomeno assolutamente rimarchevole, oltre naturalmente allo sfortunato sacerdote del Quadraro che, come sappiamo, morì poi nel dopoguerra per un banale incidente stradale. Ora, questo un po' per introdurre quello che suppongo diranno gli storici dopo, per ringraziare anche il professor Pierluigi Amen delle nuove interpretazioni che hanno aggiunto un'altra visione a quanto avevano già detto in passato Anna Balzarro, Walter De Cesaris, che ha pubblicato parecchie memorie su questi eventi del rastrellamento.
Qualcosa di più istituzionale. Alla competenza con cui il prefetto Gabrielli ha discusso il fondo della prefettura che dovrà essere versato in archivio di Stato di Roma, aggiungo che abbiamo da pochissimo tempo una prospettiva, cioè quella di avere una nuova sede alle caserme del Trullo che il demanio militare ha finalmente dato all'archivio di Stato di Roma. Io spero che la politica, che comunque ha bene operato per raggiungere questo risultato, non trascuri di completare l'operazione, presumo costruendo una nuova sede, perché le baracche fatiscenti che noi abbiamo adesso non sono assolutamente in grado di ospitare un edificio consono che ci consenta finalmente, perché è una cosa che noi archivisti romani aspettiamo da tantissimi anni, poter essere all'altezza della situazione e dei compiti che la ricerca della storia contemporanea ci richiede. Grazie. Professore, sono contento che possiamo essere utili a aver lanciato questo grido di dolore e mi associo completamente alle sue parole nell'associazione in quello che può per concorrere a salvare la nostra storia, perché attraverso i documenti salviamo la nostra identità. Grazie. A questo punto doveva intervenire il senatore professor Adriano Sicini, che mi ha fatto pervenire, cioè trovandosi nella indisponibilità di un piccolo incidente di percorso, di essere presente, e a questo punto non voglio perdere il suo messaggio, perché mi ha fatto pervenire un messaggio, e prego la dottoressa Giulia Scarpino, vice segretario generale della nostra associazione, nonché responsabile, più questo, dell'ufficio legale della sezione, di leggere, e pensavo sempre in questa libertà di leggere prima la motivazione della medaglia d'argento del senatore Adriano Sicini, che da questa solo motivazione si capisce subito chi è il personaggio, e dopo, salvando tutti le gentili parole che mi ha riservato, andiamo direttamente al messaggio che ha mandato. Grazie. Grazie. Già detenuto per antifascismo, contraeva in carcere grave malattia e, riconquistata la libertà alla caduta della dittatura, si ergeva nobile assertore di ogni libero principio contro gli oppressori. Organizzava una valorosa, forte formazione partigiana, alla cui testa compiva numerosi atti di sabotaggio ed azioni di guerriglia, costituenti numeroso serto di eroismi che infiora il periodo della lotta clandestina, dalle giornate di Porta San Paolo a quelle della liberazione di Roma. Braccato dalle polizie nazifasciste, riusciva due volte ad evitare l'arresto, occultando documenti importantissimi che, se fossero caduti in possesso del nemico, avrebbero compromesso il movimento partigiano locale e le personalità in esso implicate. Perseguitato sugli affetti familiari e benché fisicamente menomato, non desisteva dalla lotta e persisteva nella sua azione di comando dei suoi prodi, infondendo in essi l'ardire e la fede per il conseguimento della vittoria. Bello esempio di valoroso combattente e di capace organizzatore. Questa è la motivazione. E adesso se dai lettura di questa lettera. Grazie. All'alba del 17 aprile 1944 stavo dormendo, ospite di un dirigente della formazione partigiana, Banda Costantino Rossi, che faceva parte di una numerosa organizzazione militare chiamata Bandiera Rossa, una delle tre più forti insieme alla nostra e a quella garibaldina, e che operava a Roma e nel Lazio. Mi ero recato il giorno prima in quella che era l'ottava zona, tra le quali il comando militare partigiano, del quale facevo parte, aveva diviso Roma, ed ero lì presente insieme al referente di zona del movimento comunisti cattolici, Elio Califano, per stabilire un coordinamento sulle azioni da compiere.
La casa era sita verso la fine di via dei Quintili, a circa 200-300 metri dall'inizio della zona Torpignattara, sulla Casilina, che è confinante con la zona del Quadraro. Su incarico di Don Gioacchino Rei, che era al corrente della nostra presenza, giunse un'anziana signora per avvisarci di allontanarci rapidamente dalla casa, in quanto i tedeschi stavano effettuando un rastrellamento nella zona. Senza perdere tempo uscimmo e ci dirigemmo di corsa verso Torpignattara. Quasi incrociammo le forze tedesche che arrivavano a passo di marcia a chiudere il perimetro della zona del rastrellamento e li evitammo solo per qualche attimo. Probabilmente erano ormai le 5, si erano attardati rispetto all'altro lato del Quadrario Vecchio, quello vicino a via Tuscolana. Dopo qualche giorno fu informato dell'avvenuto rastrellamento e di quanto aveva fatto Don Gioacchino Rei nell'interporsi tra i tedeschi e gli abitanti della borgata, tentando di salvare il salvabile nonostante l'angoscia di quei momenti e nell'aiutare successivamente le famiglie di tutti i deportati. Avendo avuto modo di avere con lui 4 o 5 incontri nel corso dell'occupazione di Roma per discutere sulle tecniche di contrasto ai tedeschi, mi sono fatto l'idea di un sacerdote coraggioso che si spendeva senza riserve, aiutava con coscienza la resistenza, i renitenti e i perseguitati che si nascondevano al regime, aveva rapporti con i vertici di tutte le organizzazioni resistenziali che si muovevano nella sua zona, fra i quali voglio ricordare Elio Califano per il Movimento Comunisti Cattolici e Nino Franchellucci per i gruppi di Azione Patriottica, comportandosi come un partigiano che faceva una battaglia per la libertà, senza coloriture politiche. Un uomo caratterialmente impetuoso che si era reso conto che bisognava agire al di là delle convenienze, senza timore del rischio al quale si sottoponeva, restando tuttavia fedele al suo compito di sacerdote, prescindendo da momenti favorevoli e avversi, e comunque era un uomo chiaro e diretto. Come già sottolineai in un mio articolo sul quotidiano Europa, pubblicato in occasione della concessione della medaglia d'oro al merito civile conferita il 17 aprile 2004 dal presidente Ciampi, allora decimo municipio di Roma, zona Quadraro, e in altri scritti come l'operazione Balena guidata da Herbert Kepler, non fu certo l'unica delle operazioni militari di guerra fatta dai nazisti a Roma, città aperta, ma fu anche una delle più clamorose e non so perché meno ricordate. E sono passati quasi 72 anni, così come sono rimaste nell'ombra la figura e le benemeritazioni di Don Rei. Tale figura, a mio parere, merita di essere ricordata ed onorata dalla Repubblica, al pari di quelle degli altri sacerdoti della diocesi di Roma che pagarono con la vita il proprio impegno umano e civile, Don Giuseppe Morosini e Don Pietro Pappagallo. Esprimo quindi tutto il mio apprezzamento per l'encomiabile iniziativa della NRP nell'aver promosso sia la ricerca storica scientifica sul rastrellamento del Quadraro, sia l'attività in essa connessa, e che l'illuminazione della nobile e sinora negletta figura di Don Gioacchino Rei possa avere luce. Grazie. Auguriamo al senatore Ossicini una pronta guarigione. Uscendo un po' dalle regole, vorrei dare la parola a una figlia del Quadraro, Laura Coccia, che incidentalmente è anche deputato. La quale ci riferirà brevemente del suo impegno a sostegno della nostra iniziativa. Chiaramente ho tutta, sono un vero partigiano io a favore dell'associazione. Grazie. Grazie, grazie mille. Grazie veramente per il lavoro che state facendo. Sono qui per ringraziare innanzitutto il Comune di Roma per la delibera, perché per noi che il Quadraro ci siamo nati e cresciuti sappiamo benissimo chi è Don Gioacchino Rei, però è importante anche che venga riconosciuto e che gli venga dato il giusto tributo anche civile, nel riconoscimento di un percorso che anche
la Chiesa Cattolica ha fatto nella lotta di liberazione, dando il proprio contributo anche in vite umane. Sono qui per dire due grazie, oltre a quello a voi e al Comune di Roma. Il primo grazie lo voglio dire ai reduci, a Sisto 40 e a tutti quelli che questa storia ce l'hanno raccontata e che ci hanno permesso oggi di essere qui a parlare del rastrellamento del Quadraro. Perché se loro non avessero avuto il coraggio e anche la generosità di non tenersi questa storia per sé, di non vergognarsi di essere stati rastrellati, deportati, umiliati, noi oggi probabilmente sapremmo poco o niente di quella che è stata un atto di guerra, il secondo rastrellamento civile per numeri dopo quello del ghetto a Roma. È stato un atto di guerra perché per chi come me per anni ha studiato e studia il nazismo sa che quello che è successo al Quadraro è successo in tante altre città d'Europa. Penso su tutti a quanto è successo al Veldiv a Parigi, un rastrellamento analogo. Il problema è che questo rastrellamento del Quadraro è un rastrellamento contro la popolazione civile non ebraica. Era un rastrellamento in cui si puniva la popolazione civile per l'appoggio ai partigiani. In un momento della guerra particolarissimo, perché sì, si stava perdendo, i tedeschi stavano perdendo il controllo dell'Italia e dell'Europa del Sud. Ma ancora sul fronte orientale non erano chiarissime le dinamiche, ancora non c'era stato l'attentato del 20 luglio, che è un po' una pietra miliare del fronte orientale, di quello che avviene anche nelle dinamiche tra i vari reparti di esercito e SS. Ora, il mio grazie veramente a chi questa storia l'ha raccontata, a chi ha aiutato a scriverla e riscriverla per cercare di tramandarci la memoria di quanto è stato, e sarà il nostro compito doverla tramandare così come ci è stata trasmessa. E poi l'ultimo grazie lasciatemelo dire alle donne del Quadraro, perché vedete, un atto di guerra che porta via ad una comunità tutti gli uomini tra i 16 e i 65 anni, tutti gli uomini abili al lavoro, è un atto che non colpisce solamente gli uomini che vengono deportati, ma colpisce anche le donne e i bambini che al Quadraro sono rimasti e che hanno dovuto sopravvivere nonostante l'assenza degli uomini. Quelle donne hanno fatto sì che il Quadraro rimanesse vivo. Perché vorrei ricordare una piccola cosa, ma nel rastrellamento del Quadraro non è stato preso un solo partigiano. Perché i partigiani si erano nascosti nel sanatorio Ramazzini, perché i tedeschi, come nel resto d'Europa, non entravano lì dove c'erano malattie infettive. Si sporcava la razza, per dirla con i termini loro. Quindi quest'atto di guerra contro la popolazione civile, contro la popolazione di Roma, va ricordato, e io sono veramente orgogliosa del fatto che finalmente anche dal Comune di Roma arrivano dei segnali forti in questo senso, di sostegno a chi questa memoria sta cercando di tenerla viva da anni. E vi invito, visto che questa sala è gremita come credo di non aver mai visto quando abbiamo parlato di Quadraro al di fuori del quartiere, a seguire tutte le iniziative che ci saranno nei prossimi giorni nelle strade del Quadraro, a partire dalla rappresentazione teatrale che è stata fatta del rastrellamento e di come appunto i civili hanno vissuto il rastrellamento. Io veramente sono
Sono orgogliosa di essere qui, sono orgogliosa del mio quartiere. Un quartiere che molto spesso si sente quasi abbandonato, perché ha questa caratteristica ancora del borgo, dove ci conosciamo tutti, dove in fondo uno si aiuta con l'altro, però spesso avrebbe bisogno di qualcosa in più, di una mano, di non essere ricordato solamente il 17 aprile per quello che è stato, ma anche per quello che tutti i giorni noi facciamo per mantenere accesa la memoria. Un ultimo riferimento a quello che noi chiamiamo Muro, Museo Urbano Roma, che è nato proprio dalle strade del Quadraro e che ha portato sui muri delle case una volta fatiscenti e oggi rimesse a posto i più grandi artisti, i più grandi writers anche a livello mondiale. Uno di questi murales rappresenta appunto il rastrellamento del Quadraro. Qualche mese fa questo murales è stato deturpato, ci hanno disegnato sopra una stella, non so se più o meno a 5 punte, ma comunque sempre una stella. Chi vuole cancellare la nostra memoria ci troverà sempre attenti e vigili a ricordarci da dove siamo partiti, quali sono le nostre origini. Non basterà certo una bomboletta a cancellarci, perché noi saremo sempre qui e ricorderemo sempre i racconti di chi ci ha tramandato una storia di lavoro, di sofferenza, ma soprattutto la voglia di chi ha lottato sempre per dire che lui c'era. Grazie. Grazie Laura. L'ho definita figlia del Quadraro, ma si è avvalsa pure del suo dottorato in ricerca in storia contemporanea, perché si ha messo in luce chiaramente, oltre le sue origini, anche la sua cultura. Con Ossicini, il generale Riccardo Bisognero e Michele Montagono, in questa sala c'è la nostra storia, Laura. Il generale è stato ufficiale che ha partecipato col Corpo di Liberazione Italiano, Italiano della Liberazione, agli avvenimenti a noi noti. È stato comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, è stato capo di Stato Maggiore della Difesa, oggi nostro presidente onorario. E Michele Montagono, lui sottotenente, cioè ufficiale dell'esercito italiano, internato nei lager nazisti dal 43 al 45, ma in modo particolare è stato deportato in un lager KZ di Unterlus, destinato quindi alla destinazione. Lui è stato uno dei fortunati a salvarsi. Quindi sono tutti presenti. E per noi è un grande orgoglio anche per avere Michele Montagono come presidente vicario. E per me è un grosso imbarazzo avere uomini del genere che hanno fatto la storia del nostro paese. Generale Bisognero, medaglia di bronzo al valor militare. Montagono, un encomio solenne. Quindi per noi oggi era giusto che nella giornata di ricordare gli internati civili ci fosse il vertice della nostra associazione. Per
passare ora alla trattazione storica, o meglio storiografica, sul rastrellamento del Quadraro, cedo la parola al professor Lutz Klinkhammer, referente per la storia contemporanea dell'Istituto Storico Germanico di Roma, uno dei maggiori studiosi dell'occupazione tedesca in Italia 1943-45 e della guerra contro i civili. Grazie. Grazie da parte mia, autorità, gentili signori e signori. Sono molto, molto lieto ed onorato di parlare in questa stupenda sala di un argomento che, di cui mi occupo ormai da due decenni, dell'occupazione tedesca in Italia, e penso che sono stato chiamato anche per dare un inquadramento più generale di questa vicenda, visto che in sala vedo tante persone che si sono occupati più direttamente della storia del Quadraro, come la professoressa Bazzaro, la professoressa Guidi e altri ancora. Il Quadraro non è stato l'unico rastrellamento durante il periodo dell'occupazione tedesca di Roma, che è stata un'occupazione molto particolare, perché praticamente considerata, tra virgolette, città aperta, anche se questa definizione data dal governo Badoglio non è mai stata accettata dai belligeranti, cioè dalle forze alleate da un lato né dalle forze tedesche. E nonostante quindi un trasferimento delle truppe combattenti fuori Roma, c'è stata nonostante ciò una cinquantina di uffici tedeschi presenti che controllavano ferreamente l'ordine pubblico a Roma, grazie anche, diciamo, alla collaborazione delle forze della Repubblica Sociale, che erano pure presenti. E la particolare situazione di Roma e anche dell'Italia, perché Hitler aveva deciso di dare un assetto molto particolare a questa occupazione, quindi di sostenere un governo collaborazionista e controllarlo dall'interno attraverso l'ambasciata, che si spostò insieme al governo sul lago di Garda. L'uomo forte di questo controllo fu l'ambasciatore tedesco presso il governo di Mussolini, Rudolf Rahn, che aveva anche un suo rappresentante a Roma. E poi ci furono i militari che controllavano il territorio del fronte e poi la polizia che fece capo al generale dell'SS Karl Wolff e alla sua struttura. Quindi come tutta l'Italia, anche Roma ha vissuto tre occupazioni. E la prima fase era quella della presa del potere da parte delle forze militari, la seconda quella di un'occupazione amministrativa nel territorio del ricostituito fascismo di Salò, e questa occupazione funzionò attraverso una fitta rete di uffici tedeschi che dominarono l'amministrazione italiana sia sul livello nazionale sia su quello provinciale, mentre la terza fase fu di nuovo caratterizzata da un'occupazione strettamente militare che cominciò con l'avvicinarsi del fronte. Essa fu pesantemente segnata dalle circostanze della ritirata tedesca e portò spesso a delle distruzioni di impianti industriali, di linee di comunicazione, di case e non di rado anche dei loro abitanti. Nella seconda fase di occupazione, invece, il potere discrezionale delle truppe combattenti fu limitato all'immediato territorio del fronte, mentre il resto del territorio occupato vide il diffondersi di una serie di uffici tedeschi di amministrazioni speciali nazionalsocialiste. E questo ha garantito anche lo sfruttamento del paese ai fini tedeschi, ai fini bellici, con il tentativo di accaparrarsi il massimo numero di forza lavoro. E c'è stato il progetto del plenipotenziario tedesco nazista per l'impiego della manodopera, Sauke, che volle portare dall'Italia in Germania più di 3 milioni di lavoratori.
Il progetto è dal punto di vista nazista fallito, ma nonostante ciò l'organizzazione è riuscita ad arrivare attraverso rastrellamenti ad un numero di circa 60.000-70.000 di rastrellati che venivano portati in Germania ai fini del lavoro. E tra cui anche quelli del Quadraro, sono da annoverare, e anche una buona parte di quelli presi dall'Appennino Tosco-Emiliano. E quindi c'è una storia molto, una scoperta molto tardiva di, delle vicende del rastrellamento civile. E questo è un motivo di cui anche gli storici devono chiedersi perché. Non è soltanto la questione delle carte, che sono essenziali naturalmente, i rastrellamenti e la deportazione degli ebrei da Roma verso i campi di sterminio del 16 ottobre 1943, questa tremenda deportazione dalla quale tornavano in pochissimi. Abbiamo soltanto pochi documenti a disposizione per ricostruirlo, perché le SS hanno cercato di distruggere la maggior parte delle carte nel momento della ritirata, della perdita di guerra, ma per fortuna ci sono state le intercettazioni inglesi in quel caso, che sono riusciti a avere una intercettazione dei telegrammi dell'SS. Quindi abbiamo negli archivi di Londra una serie di documenti tedeschi che sono intercettazioni inglesi dai telegrammi originali. E sappiamo anche che gli organi della Repubblica Sociale spesso sapevano di questi rastrellamenti che dovevano avvenire. Quello del 16 ottobre era noto già 10 giorni prima, perché il rappresentante diplomatico tedesco a Roma cercò di bloccare questa deportazione, cercando di far intervenire il comandante militare in capo. E avrebbe potuto intervenire anche l'ambasciatore tedesco presso il Vaticano, von Weizsäcker, che avrebbe eventualmente potuto informare anche il Papa prima del 16 ottobre, il che non avvenne. Però sappiamo che il rappresentante diplomatico tedesco partì da Roma al Lago di Garda e si incontrò il 15 ottobre, un giorno prima del rastrellamento, con Mussolini. E quindi sappiamo abbastanza, non possiamo ipotizzare che anche Mussolini sapeva dell'imminente deportazione. E poi seguì a Roma un'altra serie di rastrellamenti organizzati dalla questura di Roma di cosiddetti pregiudicati, antisociali, comunisti, sovversivi, anarchici, eccetera, che venivano portati nei campi di concentramento in Germania. E poi ci furono anche le deportazioni dopo gli rastrellamenti effettuati dalle truppe combattenti. E quindi abbiamo una serie molto diversa di operazioni di rastrellamento che portavano a una fine in Germania diversa. E gli ebrei che venivano portati nei campi di sterminio, nelle camere a gas, nei territori nell'est europeo, mentre lo sfruttamento al lavoro avvenne nei comandi di lavoro presso le ditte tedesche, e mentre il percorso ferroviario era identico per tutti quanti, passavano per l'area dei fossoli. E dobbiamo chiederci perché le vicende sono entrate nella memoria pubblica del paese così tardivamente. Da un lato perché non è mai stato entrato nella memoria storica l'importanza di fossoli come campo di smistamento centrale per tutti i deportati rastrellati dall'Italia. E dall'altro lato perché nel dopoguerra ci fu una frammentazione anche delle memorie, e quelli che non avevano un'associazione che si occupava dei loro interessi, come i deportati civili, non potevano ricostruire la loro storia, tornarono con la loro memoria
e poi non potevano farsi strada, non potevano esprimersi pubblicamente. E quindi sia questa mancanza di sensibilità da parte della società post-bellica, ma anche la mancanza di possibilità di accedere alla documentazione, perché è essenziale che i documenti arrivino negli archivi di Stato e possano essere sfruttati, poi studiati dagli storici, e questo ha fatto sì che abbiamo un crescente interesse anche per la deportazione civile, che tra l'altro non ha mai avuto un riconoscimento, un risarcimento dalla Germania, nonostante gli accordi bilaterali tra tedeschi del 1961, che hanno invece fatto iniziare una serie di domande da parte di ex deportati nei campi di concentramento, che potevano poi scrivere anche in maniera più massiccia la loro memoria. Quindi i deportati, i rastrellati civili sono entrati nell'interesse soltanto, direi, 20 anni fa, e non hanno ancora avuto una loro giusta collocazione nella storiografia nazionale e internazionale. Quindi ben vengano queste ricerche così minuziose, grazie anche al fondo della prefettura, che adesso viene studiato attentamente, che arricchirà notevolmente la nostra conoscenza su questo aspetto notevole che ci farà anche capire molto di più, non soltanto sulla strategia di occupazione tedesca in Italia, ma soprattutto sull'impiego di questi rastrellati in Germania, su cui la ricerca anche in Germania direi che è ancora agli inizi. Grazie, professore. Ringrazio. L'intervento del professor Klinkhammer mi permette di evidenziare la collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania è intrapresa nel 2009 con l'istituzione di una commissione di storici dei due paesi, con lo scopo non solo di approfondire le conoscenze di quegli avvenimenti storici, ma anche per un tentativo per superare pregiudizi e ricordi separanti a favore di una cultura storica, se non condivisa, almeno comune tra i due paesi. Qui è presente il presidente di quella co-presidente di quella commissione, il professor Mariano Gabriele. Consentitemi, prima di cedere la parola al secondo storico, di ringraziare ancora una volta l'ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, Susanne Wasumreimer, qui rappresentata dal capo dell'ufficio culturale, Stefan Schreider. Do la parola a questo punto, se si avvicina la dottoressa Anna Balzarro, che raccomando di attenersi, perché veramente stiamo sforando i tempi e ancora il programma è abbastanza nutrito. E Anna Balzarro è ricercatrice storica di Roma in guerra tra occupazione, antifascismo e resistenza armata 1943-44, e in occasione del 50° anniversario del rastrellamento ha raccolto scientificamente alcune testimonianze orali dalla viva voce dei deportati. Grazie. Grazie. Io ho cominciato ad occuparmi del Quadraro nel 94 con una borsa di studio dell'Istituto Romano di Storia della Resistenza. Devo dire che allora ho avuto a disposizione per prima cosa due strumenti. Uno era un dattilo scritto che era stato depositato in istituto, scritto da Walter De Cesaris, che poi lo ha sviluppato ed arricchito negli anni successivi nel libro La Borgata Ribelle. E poi da lì l'altro primo documento che ho avuto in mano sono stati proprio gli elenchi dei rastrellati che aveva redatto Don Gioacchino Rei.
quando sono partita, io credo di essere una delle ultime generazioni che ha avuto la fortuna di poter incontrare di persona le persone che sono state rastellate. E il mio lavoro, infatti, è stato essenzialmente uno studio sulla memoria, su come i deportati ricordavano. Grazie a questi elenchi di Don Gioacchino sono riuscita ad incontrare, ancora c'erano insomma una trentina di ex deportati, alcuni che avevano mantenuto contatto con il quartiere o perché vi... sì? Va bene così? Dicevo, alcuni ex deportati, alcuni ancora vivevano nel quartiere e altri invece si erano spostati in altre zone di Roma. Quindi uno studio essenzialmente sulla memoria e sui suoi meccanismi, come ricordavano e che cosa ricordavano, che differenze si potevano tracciare. Queste interviste le ho condotte partendo però anche da alcuni documenti di archivio che mi hanno permesso di farmi una mappa di domande da cui muovermi. E innanzitutto documenti di pubblica sicurezza che davano informazione dell'avvenuto rastrellamento, parlavano addirittura di 2000 deportati, una cifra che poi è stata corretta invece poi nel tempo, e che facevano riferimento a un'azione avvenuta pochi giorni prima, il lunedì di Pasqua, un'azione presso un'osteria della Tuscolana, in cui alcuni partigiani, tra cui il gobbo del Quarticciolo, che allora era inserito all'interno di una formazione partigiana del Quadraro, avevano ucciso 3 tedeschi. I comunicati ufficiali facevano risalire, quasi come in un rapporto di causa e effetto, questa azione con la deportazione. E a me a quel punto interessava vedere come la vedevano quelli che effettivamente erano stati deportati. Ritenevano che quella era la causa? Allora, le motivazioni erano varie. C'era chi ricordava effettivamente il fatto, chi invece riteneva che era l'azione generale di resistenza presente al Quadraro, dove operavano gruppi, è stato detto, insomma, dai GAP a Bandiera Rossa a gruppi del Partito d'Azione. E contemporaneamente altri documenti storici parlavano di ecco, prima di me Laura Coccia ha parlato delle donne del Quadraro. Le donne del Quadraro sono state presenti in modo fortissimo, non solo nella lotta di resistenza proprio grazie alla sopravvivenza, ma questo documento parla di 500 donne che avevano aggredito anni dopo, qualche anno dopo, insomma nel 45, alla fine del 45, la moglie di un fascista tornato dal nord che era stato accusato di fare la spia. Allora nelle mie domande c'era anche: ma chi lo ricorda questo evento? Come interagivano all'interno del quartiere la presenza di forze fasciste che comunque esistevano, come esistevano in tutta Roma, e le forze dell'antifascismo? Questo per dire, solo per spiegare una questione di metodo che ha cercato di analizzare in modo scientifico la memoria in assenza di un corpo di documenti omogeneo che ancora non era possibile trovare. Allora una cosa che veniva fuori: del Quadraro se ne è parlato poco, del Quadraro non ne sa nulla nessuno. 10 anni dopo, quando sono tornata ad occuparmi del Quadraro e della sua memoria, guardando però alla memoria pubblica, alle iniziative che erano state prese dentro il quartiere, era avvenuto in 10 anni una rivoluzione completa. Del Quadraro se ne parlava, se ne lavorava moltissimo all'interno del quartiere. Era stato l'anno, il 2004, della medaglia al riconoscimento del valor militare del quartiere. C'era il giardino già a Monte del Grano. A me fa piacere riallacciarmi a tutto questo, riallacciarmi all'intervento di Laura Coccia, perché in questi giorni
ho portato sempre tramite l'Istituto Romano di Storia della Resistenza alcune classi di Roma in giro per il quartiere e gli ho fatto vedere queste espressioni di street art che io non conoscevo, non avevo mai visto, che sono veramente fantastiche, bellissime, e anche quella dedicata al rastrellamento. Io quello che facevo notare a questi ragazzi era: ma secondo voi può essere stato un novantenne a fare un'opera del genere? No, non è pensabile, deve essere per forza stato qualcuno di giovane, e quindi c'è questo legame che secondo me è la nostra speranza, cioè il fatto che mentre noi stiamo parlando sicuramente in modo scientifico, insomma, di quello che è accaduto al Quadraro, proprio adesso ci sono delle classi che con altri colleghi dell'Istituto Romano stanno visitando il quartiere e stanno vedendo questo raccordo forte, ancora esistente, tra quella che è stata la storia e la memoria passata e generazioni che la stanno tramandando. Grazie. Sconvolgendo sempre nuovamente il programma, darò la parola a Pierluigi Amen, ma volevo allacciarmi a quello che ha detto adesso Anna Balzano. Non c'è memoria collettiva che non si dispieghi in un quadro spaziale. Un momento commemorativo evoca un pezzo di storia, ma per evitare che il suo valore simbolico si ossidifichi ha bisogno di continue cure. L'architetto Ferdinando Mazza del Dipartimento Beni Monumentali della NRP presenterà alcuni rapidissimi flash sul progetto da noi avviato, grazie sempre al generale De Milado, a Camillo De Milado, subcommissario che qui sta alla mia sinistra, che ci ha fino ad oggi sopportato e assistito, poi concluderà lui gli interventi. Il progetto per la rivalorizzazione del monumento alle vittime del rastrellamento del Quadrato, già sito nel parco 27 aprile 1944 a Roma, a Monte del Grano. Se non lo vedo Ferdinando, ecco, vediamo se ci illustri queste slide. Penso che questo rende subito che cosa stiamo facendo. Allora, intanto buongiorno a tutti, vorrei spendere due velocissime parole per descrivere un po' chi siamo e cosa facciamo. Noi in sostanza facciamo parte del Dipartimento Beni Monumentali dell'NRP, che è nato dall'iniziativa di un dirigente nazionale dell'NRP, l'architetto Carlo Cesana, e sostanzialmente elaboriamo e studiamo insieme alle amministrazioni locali, agli enti locali, delle soluzioni, dei progetti migliorativi dei monumenti che l'associazione insomma studia, quei monumenti insomma in linea con i fini statutari dell'NRP. Ad esempio, prendendo spunto da uno degli ultimi lavori che abbiamo seguito, ci siamo occupati del progetto per la riqualificazione e valorizzazione del monumento ai caduti di Rocca Mandolfi, un piccolo paese in provincia di Isernia. Sostanzialmente noi che facciamo? Scansioniamo il monumento per andare a individuare tutte quelle che sono le varie criticità, sia a livello di degrado, sia a livello di architettonico, di come insomma proporre delle soluzioni di sistemazione, di recupero, ma anche aggiungere degli elementi che possono andare a completare e valorizzare quello che già esiste. Infatti diciamo che questa è stata la nostra bozza di progetto, dove abbiamo dato delle indicazioni in questo senso, oltre anche a delle idee, delle ipotesi di illuminazione. Allora, oggi siamo impegnati nel progetto di riqualificazione e valorizzazione del monumento alle vittime del rastrellamento del Quadraro. E questo monumento si trova oggi nel parco 17 aprile 1944, prima appunto era il giardino pubblico chiamato Monte del Grano. Sostanzialmente qual è stata l'esigenza, qual è il perché di questo intervento?
Sicuramente il motivo principale è che oggi abbiamo la possibilità, grazie agli studi condotti anche dall'associazione, di apporre i nomi di alcuni dei caduti. Quindi oggi possiamo, diciamo, apporre una lapide che ricordi i nomi di alcune delle vittime. In via secondaria, dal punto di vista architettonico, il monumento presenta delle criticità, insomma, che già l'immagine stessa evidenzia. Il progetto qual è stato? Il progetto, insomma, è questo: apporre una piastra che si piega come un foglio per accogliere appunto quelle che sono le nuove funzioni richieste, la lapide con i nominativi, ma anche un piano d'appoggio che può essere utile nelle ricorrenze, nelle cerimonie che si possono appunto svolgere in questo parco. Quindi per apporre ad esempio una corona di fiori, per apporre anche degli oggetti che sicuramente gli abitanti del quartiere potranno apporre a questo monumento. Ovviamente devo sottolineare che il progetto, l'iter progettuale, è già stato avviato con la Sovrintendenza Capitolina. E colgo anche l'occasione per ringraziare la nostra figura di riferimento, che è la storica dell'arte, la dottoressa Anna Maria Cerioni, in cui abbiamo trovato la massima disponibilità e il massimo supporto per portare avanti questo progetto. Ovviamente dal punto di vista estetico-architettonico abbiamo cercato di non stravolgere il monumento, ma avere rispetto della preesistenza e di intervenire con un segno più delicato e più attento possibile. Con anche un vantaggio di snellire quello che è oggi il basamento massivo del monumento e diciamo aggraziandolo leggermente. In sostanza, in definitiva, il nostro obiettivo perseguito è quello di proporre una soluzione migliorativa di questo monumento con un intervento che sia economico, rispettoso della preesistenza è delicato soprattutto. Grazie a tutti. A questo punto prego il dottor Pierluigi Amen di fare il suo intervento, un contributo storico sul rastrellamento del quadrato, una ricerca storica scientifica basata sulle risultanze documentali che giacevano negli archivi di enti e istituzioni sino ad oggi non esplorati. Ti prego i tempi. Arrivederci. Va bene? Sì. Buongiorno. Allora, il 17 aprile 1944 a Roma è avvenuto un fatto quasi incredibile. Incredibile non tanto nell'esecuzione, nelle modalità di esecuzione, in quanto, come già hanno detto gli storici che mi hanno preceduto... Ma chi c'è? Per voce? C'ho paura che poi comincia a fischiare. La cosa importante appunto, di questa vicenda è che nessuno si aspettava improvvisamente che in una situazione dove stavamo per giungere, diciamo, alla liberazione di Roma, gli americani combattevano ma avanzavano, insomma, era una situazione molto delicata, improvvisamente i tedeschi decidono di fare questa azione. Il pretesto di questa azione fu appunto questo attentato che avvenne il lunedì di Pasqua del 1944, il 10 aprile, quando ci fu un'azione di guerra partigiana dove dei partigiani andarono a sparare a dei tedeschi che si trovavano in questa osteria La Campestre, perché quello non è esatto, ma tutti conosciuta come la Gigetto, per fare in modo praticamente che fosse ancora una reazione dopo i fatti che erano avvenuti per forse a Via Dine, perché non dobbiamo dimenticare che il 24 marzo ci fu la strage per forse a Via Dine, in risposta ovviamente all'azione di guerra partigiana della Sella. Questa azione costituisce il discrimine a Roma della reazione rabbiosa dei tedeschi, perché i tedeschi a questo punto si rendono conto che Roma può esplodere, che non sanno bene come gestire la situazione, che non hanno le forze necessarie per poter reagire se ci fosse stata un'informazione generale. In conseguenza di ciò inespriscono ovviamente, su ordine delle alte gerarchie naziste,
uccidendo i 335 persone di fosse a Berlino, ma soprattutto creando le basi per fare un successivo rastrellamento, questo appare chiaramente dai documenti e dalla memoria non solo di Mollhausen e di Kappel, ma anche di Dolman, che erano le persone che gestivano in questo momento a Berlino le forze armate sia tedesche che la diplomazia. Appunto, dicono chiaramente che loro a quel punto, subito dopo, il 24 marzo, subito dopo questa azione di vendetta, devono continuare a vendicarsi e hanno avuto l'ordine di rastrellare i quartieri maggiormente infestati dai comunisti, cioè Testaccio, Trastevere e San Lorenzo. Non avevano le forze necessarie per poterlo fare, perché Kappel giustamente disse: è impossibile, ci vogliono varie divisioni, dove le troviamo e comunque non possiamo spostarle dal fronte. E quindi lasciarono questi piani inattuati fino a questo attentato, appunto, del 10 aprile, nel quale praticamente loro misero in atto questi piani che avevano già programmato. Circondarono il quartiere del Quadraro e rastrellarono tutti gli uomini che riuscivano a trovare dai 16 ai 55 anni. Dopo varie vicissitudini, queste persone furono portate inizialmente a Cinecittà, concentrate lì, per cui adesso ci sarà una testimonianza di una persona che si è trovata proprio in quella occasione, a vedere dove erano stati portati questi rastrellati. Successivamente, con due vari convogli di camion, sono stati portati a Terni, da lì a Firenze, e poi sono finiti nel campo di detenzione e transito di Fossoli, di Carpi, praticamente in provincia di Modena, e questo campo era il campo di discrimine generale di tutti i deportati civili in Italia, sia politici sia ebrei, in cittadini italiani ovviamente religione ebraica, sia appunto i deportati civili. Tutta questa vicenda, ovviamente, dei nostri deportati si stacca da quella degli altri, perché quando nella discriminazione del campo di Fossoli si viene solo pianto che queste persone erano veramente dei lavoratori civili, cioè non erano resistenti, non erano persone che combattevano il regime in maniera chiara, e mi avviarono il lavoro coatto, mi fecero firmare una dichiarazione e furono portati dal 24, partendo dalla stazione di Fossoli, dalla stazione Carpi, dal 24 al 29 fecero questo viaggio, arrivarono in Germania, anzi Slesia, in Polonia, dove da lì furono successivamente svistati per le varie fabbriche tedesche. Ho avuto modo di trovare appunto dei documenti molto interessanti, perché queste persone sono finite nelle maggiori fabbriche tedesche, tuttora oggi in attività, la Merkel, la multinazionale tedesca, ovviamente dei farmaceutici, la Continental dei pneumatici, la Wiesbaden, la Kalle in cui di Wiesbaden, che è una fabbrica di cellophane, comunque loro furono questo cellophane, poi dopo hanno avuto altre produzioni con la BASF, eccetera. Quindi che cosa significa? Io, questi civili dopo hanno cercato nella loro situazione, dato che vivono un regime di lavoro coatto, però non era un regime costruttivo nei lager, ovvero sia per loro i lager non erano i lager, questo è importante da comprendere, perché tutto questo passaggio della sua deportazione civile in Italia sfugge completamente, perché viene automaticamente associato al lager di sterminio. I lager di cui parliamo erano dei lager, erano degli alloggiamenti dove appunto questi lavoratori civili coatti alloggiavano, e in alcuni casi avevano anche un minimo di libertà, cioè potevano andare nei paesi vicini, ma ovviamente non potevano allontanarsi, non avevano nessuna possibilità di fare alcunché se non di lavorare, e soprattutto dipendeva anche da dove erano arrivati, cioè c'erano dei posti peggiori e dei posti migliori. Detto questo, le persone che sono decedute in conseguenza stretta della...
questo. Le persone che sono decedute in stretta conseguenza di questa deportazione per bombardamenti, malattie e traversie varie, a oggi, dato la grande ricerca che è stata fatta nell'anagrafe di Roma, su nostra commissione, cioè noi abbiamo chiesto all'anagrafe di controllare proprio i certificati di morte di queste persone, di tutti, abbiamo visto che in questo momento sono 26. Quindi un'altra cosa da sfatare è questo decesso di metà delle persone, che non è assolutamente vero, non si riscontra dai documenti, così come non si riscontra che sono 947, ma sono effettivamente, come si credeva all'inizio, circa 740. Questa cosa del 947 viene dal fatto che Sisto 40 aveva quel numero di matricola, ma quel numero di matricola, che era appunto era il suo, perché lui era stato immatricolato per ultimo, non riscontra dai documenti generali degli archivi che stiamo valutando nessuno che sia stato immatricolato dei reportari del Quadraro con una matricola superiore, cioè inferiore a 285, quindi capite che insomma i numeri sono completamente differenti. Poi ci sono storie molto frammentate. Quindi finendo un po' la nota tecnica, che però è opportuno comprendere, perché altrimenti sfuggono il passaggio del perché poi questa memoria del Quadraro sia molto frammentata e comunque abbastanza per sentito dire, fra virgolette. Arrivo alla finale, cioè i rastrellati del Quadraro, praticamente dopo circa 12 mesi in media di traversie, riuscirono poi a tornare a Roma in piccoli gruppi da soli in piccoli gruppi dalle varie località, man mano che venivano liberati i campi dagli americani e dai sovietici. E seguirono quindi la grande onda del rientro, perché voi dovete pensare che c'erano milioni di persone in quel momento che con la liberazione tornarono verso casa, non solo in Italia ma anche in tutti gli altri luoghi d'Europa dove erano stati catturati. Questa deportazione dei civili è stranamente stata, come diceva Mincanne, ma è vero, è stata stranamente sottovalutata, perché qui si parla di quasi 4 o 5 milioni di persone che sono state prese ed avviate al lavoro 4, che detratti dai nostri 650.000 militari italiani portano un numero infinito e sterminato di persone che sono state prese e portate a lavorare obbligatoriamente in Germania al posto dei tedeschi, che ovviamente erano in guerra, cioè i tedeschi maschi non c'erano, c'erano a incontrare i nostri lavoratori o i lavoratori di tutti gli altri resi obbligatori dal lavoro 4. Concludo. Questa vicenda è eccezionale da un punto di vista storico e, diciamo, io da storico me ne sto rendendo conto vedendo i documenti, questa è la motivazione per cui dico questa cosa. Sono circa, questa è una deportazione oltretutto italiana, perché da noi ho controllato, ci sono almeno 160 luoghi diversi di nascita dei nostri rastrellati, quindi non è una deportazione romana, perché qui ci sono stati deportati qua da tutte quasi le regioni italiane e si trovavano a Roma, ovviamente, che avevano preso la residenza per motivi di lavoro o perché venivano a cercare fortuna nella capitale. Quindi questa del Quadraro dovrà essere in futuro ricordata come una deportazione italiana e non soltanto romana. Concludo dicendo che il lavoro in questo momento è ancora a metà, perché i documenti che stanno emergendo sono tantissimi e oggettivamente è anche difficile valutarli, perché a volte alcuni contraddicono alcune cose contraddicono altre, quindi diventa un lavoro di investigazione certosina che oggettivamente meriterebbe anche di avere, diciamo, una maggiore valenza, una maggiore forza, anche maggiori forze, perché è ovvio che io coordino questo lavoro, ma i miracoli non si possono fare, insomma, senza le persone che poi mi aiuteranno un domani a finire, a terminare questa cosa. Ringrazio tutti dell'attenzione e vi saluto. Grazie Pierluigi di aver mantenuto i tempi. Per l'ANP è un dovere morale portare a termine realmente questa ricerca. Prima di avviarci alla conclusione, pregherei Laura Del Vecchio, nipote di Eldio,
uno dei rastrellati del Quadraro, deceduto a 17 anni a Buchenwald, di... che devo dirti? Di darci un po' del tuo cuore. Buongiorno a tutti. Sì, il mio è un semplice contributo di famiglia, di ricordo per nostro zio. Quindi io sono Laura Del Vecchio, la nipote di Elio, il fratello di mio padre. Elio aveva soltanto 17 anni, quando, come tutti gli uomini della borgata Quadraro, di un'età compresa tra i 16 e i 55 anni, venne sorpreso nel sonno in quella maledetta alba del 17 aprile 1944. Elio era in casa, in via dei Lentuli 60, con la mamma, mia nonna, ed il fratello, minore, mio padre. E mio nonno, per sua fortuna o sfortuna, come ripeteva sempre, non c'era, perché era un panettiere, quindi la notte lavorava. Elio era un ragazzo vivacissimo e pieno di voglia di vivere. La sua prima reazione, quando si sentì braccato, fu quella di provare a scappare, saltando da una finestra della casa, trovandosi ad un piano rialzato, che affacciava su un cortile interno. L'idea non fu buona, perché cadde direttamente nelle braccia dei tedeschi. In quel momento mia nonna lo vide portare via con la forza, mentre inveiva contro chi lo stava strappando alla sua vita, e lo invitava a stare zitto e a non dire parolacce. Dopodiché, come tutti gli altri, venne portato negli attuali studi di Cinecittà, e lì i miei nonni riuscirono a vederlo per l'ultima volta. Con un fazzoletto bianco annodato in testa, che li salutava e diceva a mia nonna: stai tranquilla mamma, ritorno, ci portano a lavorare. Da quel momento, purtroppo, tranne qualche lettera che Elio riuscì a spedire da Fossoli, scritta su pezzettini di carta strappata, più nulla. In una di queste lettere, tra le più significative, scriveva: io sto bene, il mangiare è ottimo, ci trattano bene, per dormire poi una macchietta, figurati che dormiamo senza nulla sulle tavole, e Chicchi andava a cercare delle lenzuola di lino. Cara mamma, io sto bene, speriamo di rivederci presto, saluta tutti. Lui voleva ovviamente confortare la mamma. Tutti gli uomini deportati da quel palazzo di via dei Lentuli 60 fecero ritorno a casa, tranne Elio. Dal racconto di alcuni reduci, molti di loro riuscirono a saltare dal treno che li stava portando a Fossoli, mentre Elio in quel momento dormiva. Da qui il grande rammarico di mio nonno, il quale ripeteva sempre che se ci fosse stato lui, sicuramente almeno il figlio avrebbe fatto ritorno a casa come tutti gli altri. Da questo punto della storia più niente, tranne frammenti di racconti. In famiglia c'è stata sempre una sorta di omertà, mista a pudore, forse, nel parlare di questa storia. Tutti ne conoscevamo i tratti, ma mai nessuno ne parlava, tantomeno mio padre, scomparso anch'egli prematuramente all'età di 51 anni. Probabilmente se fosse vissuto più a lungo, sicuramente nell'età adulta, io e mia sorella Simonetta saremmo riusciti a sapere da lui qualcosa in più. Mio nonno provò a cercare ovunque con i mezzi disponibili in quel periodo il figlio, senza purtroppo nessun risultato. La famiglia non seppe mai più nulla, né della destinazione, né tantomeno quando e come morì il povero Elio. Soltanto oggi, grazie al grande impegno, professionalità e dedizione del professor Pierluigi Amen, che ha ricostruito la storia di Elio, siamo riusciti a conoscere e ad avere conferma della triste verità. Abbiamo così modo di soddisfare, dopo 70 anni, il desiderio di mia nonna, la quale per tutta la vita ha ripetuto: vorrei soltanto sapere dove sta sto figlio mio, per potergli portare almeno un fiore. L'ultima tappa di Elio, identificato dai tedeschi come cuoco romano, fu il Lidl Camp di Buchenwald, dove, dopo le sofferenze che noi tutti conosciamo, morì il 28 marzo 1945, a causa di una pleurite, a pochi giorni ovviamente dalla liberazione, così come recita il certificato stilato nell'ottobre 1955 dall'anagrafe di Roma, che solo oggi abbiamo in mano, sempre grazie al dottor Pierluigi Amen. Detta comunicazione non arrivò mai alla famiglia, quindi dal 1955, a
A questo punto ci preme sottolineare che il Ministero dell'Interno si sarebbe potuto preoccupare di fare questo, di mandare la comunicazione alla famiglia, almeno quello forse era dovuto. Per tutto il resto della storia, il dottor Amen, che non finiremo mai di ringraziare, potrà essere più preciso di me e fornire maggiori dettagli. Ciao zietto, così tutti noi lo abbiamo sempre chiamato e ricordato. Grazie. Laura, chiaramente quello che ci hai raccontato ci colpisce molto e mi sento pure di prendermi le responsabilità come associazione di non fare tutto quello che è necessario fare per aprire queste pagine. Ci proviamo, noi siamo un'associazione privata, sì, un ente morale, ma non possiamo sostituirci allo Stato. Noi possiamo mettere le nostre intelligenze, il nostro cuore, il nostro tempo, ma oltre quello non facciamo. Però i ragazzi debbono conoscere queste pagine. Sono ragazzi che sono grandi adulti, sono stati. Tuo nipote è stato un grande adulto. E che noi quello che abbiamo oggi, grazie a loro, al loro sacrificio, ma ce ne sono tanti come lui. Quindi noi siamo un popolo fortunato di aver avuto questi personaggi. Un po' meno di avere Amen, scusa se faccio una battuta per spezzare, per cercare di riprendermi. Noi ce la metteremo tutta per fare questa ricerca. È un dovere, non possiamo tacere. Un'altra testimonianza, e spero che ce la presenti un po' meglio, nel senso più... non riesco più a trovare più le parole, perché penso a mio zio a Forte Bravetta, fucilato, cioè diventa un groviglio di ricordi. Lauro Rossi, figlio di Vincenzo, ormai non ci sono più, sì, Aldo, ormai non ci sono più, mi hai spiazzato, ma chi mi conosce? Oh, questo signore qui, ci sono 4 generazioni di medaglie, il suo bisnonno era un garibaldino che è partito da Quarto. Sì. Tra l'altro. Buongiorno, mi chiamo Aldo Rossi, sono un Quadrarolo, figlio di un deportato, scovato dal dottor Amen a testimoniare quell'evento. Nel 1944 avevo 13 anni e abitavo al Quadraro in via degli Arvali. Il giorno 17-4 all'alba hanno bussato alla porta con il calcio del fucile dei soldati tedeschi, che hanno subito portato fuori mio padre, che aveva aperto. Mia madre è corsa dietro di lui per dargli i vestiti, perché era in mutande. Io dormivo in un'altra stanza con mio nonno. I tedeschi ci hanno detto di alzarci dal letto e, visto che eravamo un vecchio ragazzino, con un gesto ci hanno detto di ricollegarci. Ma io sono uscito fuori e visto mio padre su un camion con altri uomini mentre lo portavano via, saputo che erano stati portati al centro cinematografico di Cinecittà, sono andato lì e scavalcato un cancello in via di Torre Spaccata, entrando nel centro cinematografico. Ho attraversato un capannone dove tra le altre cose c'era un aereo da caccia che ha attirato la mia attenzione. Guardando la cabina del pilota ho visto che era tutta piena di manometri, che a me sembravano orologi. Poi uscito dal capannone, in uno spiazzo antistante c'era un recinto di rete metallica con all'interno i deportati, tra cui mio padre, che mi ha detto di andare via subito e mi ha consegnato le chiavi di casa che aveva in tasca. Ho poi rivisto mio padre nel 1945 dal ritorno del campo di Fossole. Grazie signore. Grazie Aldo.
prima, ormai ci siamo avviati alla conclusione e quindi c'è, quindi doveva essere il primo a parlare, forse doveva condurre lui questo incontro. E il subcommissario Camillo De Milato, che ha avuto la sfortuna di incontrarmi, e la mia petulanza con quella di Amen per fare questa celebrazione in questo modo, tra storia, ricordi, ma anche impegni per il futuro. Generale, a lei la parola, e non mi stancherò mai di ringraziarla. Buon non più mattinata, ma buon pomeriggio a tutti a questo punto. Allora, innanzitutto devo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato. In questo momento devo salutare il mio vecchio generale Bisognero e devo dirvi una cosa: tutti noi siamo impegnati ogni giorno nella nostra attività. Abbiamo 10-15 problemi che noi stiamo seguendo, con cose che ci danno preoccupazioni. Però queste occasioni sono quelle in quale si ferma tutto, il tempo si ferma e uno considera, sente, con empatia si rilascia a quei tempi e quindi si emoziona. Io ho visto qui prima Orlanducci emozionato, ma ho visto anche la nipote emozionata. Però effettivamente che tragedie, che tempi particolari, dove non c'era etica, non c'era morale, c'era soltanto, non dico odio, ma indifferenza a tutto ciò che è sentimento, sopraffazione, violenza. Guardate, avete sentito anche la storia del comune di Lenola, sindaco? Lei veramente, quella storia lì io non la conoscevo. Ho pensato a tutte quelle donne violentate, alle donne, alle due donne morte di emorragia, ho pensato a due uomini morti per cercare di difendere le loro donne. Questa è una storia veramente che, come dice il prefetto Gabrielli, deve rimanere patrimonio storico-culturale. Perché Sossi, il sottosegretario Rossi, parlava se realmente noi questa memoria dobbiamo coltivarla, in che modo dobbiamo coltivarla, perché alla fine si rischia, se non si coltiva bene, se non si propone bene, si rischia l'indifferenza. Però io oggi sto vedendo tanti giovani qua, giovani, quanti giovani ci sono? E voi dovete essere la nostra continuità, senza fare riferimento al sottosegretario Rossi quando parlava di Montegaro, che abbiamo, stanno tutti scomparendo quelli di quel periodo. Per carità di Dio, facciamoli scongiuri, però realmente dobbiamo dare memoria. Io devo fare i miei complimenti al presidente Orlanducci e per Luigi Amen, per come la testardaggine, la forza che hanno per dare memoria ai fatti del Quadraro, che io non conoscevo affatto e che adesso invece conosco. Certo, Don Gioacchino Re non aveva bisogno di una medaglia in più. Lui durante la Prima Guerra Mondiale era un cappellano militare, ha avuto già una medaglia di bronzo al valor militare, ha avuto già una croce di guerra, eccetera. Non aveva bisogno di altri riconoscimenti, ma abbinare Don Gioacchino Re al Quadraro fa ancora memoria. E comunque, quando consideriamo queste 75 persone, aveva ragione anche l'onorevole Coccia, che mi ha commosso, si vede chi abita in quel Quadraro, in quel quartiere, realmente lo sente come una ferita ancora presente, perché non ha soltanto ferito 750 maschi di 16 anni in su che sono stati presi a lavorare, ma le famiglie che sono rimaste senza sostentamento. Allora, consideriamo quel momento storico, consideriamo non è soltanto l'affetto, ma la sopravvivenza in cui si metteva in gioco. Guarda, io complimenti, veramente grazie perché mi avete invitato, mi avete coinvolto, mi avete fatto conoscere il Quadraro, perché mi hanno sequestrato, non rastrellato, ma sequestrato per vedere quei posti. Quindi in pratica io veramente alla fine devo dirvi grazie per questa opportunità che mi date per conoscere quel momento storico e per avermi ancora fatto sentire, assaporare sentimenti di dolore, di partecipazione, che è poi quello che ci danno la vita vera. Quindi grazie, io ho partecipato a centinaia di manifestazioni nei miei 42 anni in militare, però ogni momento, un momento a sé stante, un momento diverso, un momento di ricordo, e questa nostra comunità oggi ci fa sentire, ci dà più energia, perché da solo una cosa, quando si è tanti, è un'altra cosa. Quindi lo so
che ogni conferenza che dura 2 ore è anche lungo, però realmente godiamoci questa giornata passata, portiamo a casa i nostri sentimenti e le nostre considerazioni, perché l'umanità è quella che ci può salvare, solo quella che è stata violentata in quei giorni durante il Quadraro. Grazie a tutti. Concludiamo definitivamente la giornata con un messaggio, una parola della nipote di Don Gioacchino Rei, che rappresenta la famiglia. Quindi pregherei De Filippi di venire. Non vedo. Ormai. Buongiorno, io voglio in primo luogo ringraziare l'Associazione Nazionale Reduci della Prigionia, che ha avuto il merito di aver riscoperto la figura di un sacerdote che tanto ha dato in uno dei momenti più bui della storia di questa città. Io mi chiamo Gian Battista De Filippis e mia nonna era sorella a Don Gioacchino Rei. Il mio ringraziamento quindi anche da parte di tutti gli altri parenti che sono qui presenti, e i nostri ringraziamenti non sono certamente di circostanza, ma veramente sentiti, veramente sinceri. Noi parenti abbiamo compreso appieno il ruolo importante svolto da Don Gioacchino in difesa dei più deboli e dei perseguitati grazie all'associazione che ha curato la ricerca storica, al dottor Pierluigi Amon e a tutti i suoi collaboratori. Altrimenti noi parenti continuiamo ad avere solo dei ricordi trasmessici da nostra nonna Alessandrina Rei, sorella appunto di Don Gioacchino. E dai suoi racconti ricordiamo in primo luogo il profondo affetto che li legava e la preoccupazione verso un fratello che svolgeva la sua missione in una zona difficile. Don Gioacchino periodicamente le scriveva, lei rispondeva raccomandandogli sempre la massima prudenza. Le testimonianze che riporto provengono da alcuni episodi che nostra nonna ci raccontava, testimonianze ascoltate in questi ultimi giorni anche da una nostra 87enne zia, quindi la nipote più diretta di Don Gioacchino. L'età purtroppo non le ha consentito di essere presente, al più presto però lascerà una testimonianza scritta che poi consegnerò a Pierluigi Amen, una testimonianza regolarmente autenticata dal notaio della curia arcivescovile di Gaeta, di cui noi facciamo parte. Forse i racconti sono un po' stemperati, ma sicuramente fanno capire il clima di preoccupazione che all'epoca si viveva a casa. A quei tempi le distanze erano enormi per via dei collegamenti precari e questo faceva aumentare l'apprensione. Del resto ogni tanto arrivavano notizie dei rapporti difficili che zio Gioacchino aveva con il potere dell'epoca. Ci fu un episodio che riguardò direttamente anche mia nonna, la quale, dopo aver saputo che il fratello era stato schiaffeggiato da un militante del Partito Nazionale Fascista, infuriata, lo raccontò in paese. Era facile per lei avere contatti con la gente in quanto di professione ostetrica condotta. Le sue parole di sdegno per l'accaduto a difesa di suo fratello arrivarono alle orecchie dei potentati locali, i quali decisero di punirla. Una sera a casa sua bussarono alla porta 3 persone con l'intenzione di farle bere un bicchiere di olio di ricino. Io posso anche berlo alla vostra salute, reagì mia nonna, ma vi faccio presente che sono incinta e che potrei avere complicazioni. A quel punto i 3 rinunciarono ad eseguire l'ordine impartito dal loro dal gerarca locale. L'amorevole cura che aveva mia nonna verso il fratello si manifestava anche con l'avvicinarsi delle festività natalizie e pasquali. Don Gioacchino le scriveva pregandola di portargli dei dolci da distribuire ai poveri affinché anche loro avvertissero la gioia della festa.
mia nonna si rinchiudeva per giorni all'interno di uno stanzone provvisto di un forno a legna e preparava i dolci tipici del nostro paese. Riempiva a quel punto almeno due valigie e con l'aiuto del marito affrontava un viaggio alquanto faticoso per quei tempi. Aveva capito che la generosità del fratello lo portava ad una condizione per lui non certo facile. La conferma giunse quando Don Gioacchino le confidò che una giovane coppia si recò in parrocchia per avvisarlo dell'intenzione di sposarsi. I due gli fecero però presente che non avevano soldi a sufficienza per affrontare dignitosamente il matrimonio. A quel punto Don Gioacchino si offrì di comprar loro le fedi nuziali. Anche questo passaggio è riportato nella testimonianza scritta della nostra zia 87enne, la quale sino a qualche anno fa ricordava anche il nome della gioielleria di cui si serviva lo zio. Adesso purtroppo l'ha dimenticato, speriamo che gli ritorni la memoria. Mia zia scrive: un giorno mia madre, Alessandrina Rei, aprì una lettera inviatale da suo fratello sacerdote e noi figlie la sentimmo esclamare: ha comprato le fedi anche ad altri. Apprendemmo così che il dono delle fedi nuziali lo aveva ripetuto anche altre volte. Ugualmente faceva con capi di abbigliamento che spesso chiedeva al cognato, mio nonno Giovannino. Noi parenti crediamo, ecco, per concludere, preso anche troppo tempo, crediamo che la nostra iniziativa di richiedere un conferimento alla memoria di Don Gioacchino abbia un valore in più, l'esempio. Un esempio di altruismo, di generosità e di sacrificio soprattutto. Valori che oggi più che mai occorre sottolineare. Pensando anche a tanti altri valorosi uomini e a tante donne coraggiose, ancora sconosciute e più, che meritano ugualmente il giusto ricordo. E quindi, ripeto, a conclusione di questo breve intervento, voglio consegnare all'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, non so se al dottor Amen o al presidente, un reperto chiamiamolo storico. Si tratta di un telegramma che la Segreteria di Stato di Sua Santità, l'allora Papa Pio XII, inviò al parroco di Santa Maria del Buon Consiglio, evidentemente su richiesta di Don Gioacchino. Tramite la Segreteria di Stato, il pontefice inviava la sua benedizione apostolica ai coniugi Giovanni Grossi e Alessandrina Rei in occasione del loro 25° anniversario di matrimonio. Il telegramma è firmato dal sostituto Montini, praticamente il futuro Paolo VI. Questo telegramma venne recapitato il 5 dicembre del 1944, cioè 8 giorni prima della morte di Don Gioacchino, che, come si sa, venne purtroppo investito da un automezzo all'uscita dell'ospedale dove era andato a trovare un parente. Lo consegno quindi al presidente dell'associazione, sicuramente lo sarà. Ormai siamo alla conclusione. Sappia che ci sta affiancando con una petizione popolare promossa da Roma Reitec, che ringraziamo per l'impegno sociale che ha messo per questa iniziativa. Concludo invitandovi il prossimo 29 aprile a Firenze al binario 1 della stazione Campo di Marte per lo scoprimento della rapide dedicata ai rastrellati del Quadraro che transitarono diretti verso i territori del Terzo Reich in quel luogo proprio il 29 aprile 1944. Grazie a tutti e a presto.